Ciao, benvenuto a Filmvision, dove chi racconta il cinema consiglia il cinema. Sta per cominciare la stagione dei viaggi. Si va e si viene da punti di passaggio come porti, stazioni, aeroporti. Eppure c'è chi in quei luoghi di transito ci ha fatto la propria precaria stabilità. Il film da scoprire di oggi è Roma Termini, documentario indipendente. Bartolomeo Pampaloni, regista premiato per questo esordio all'ultimo Festival di Roma, ha scelto di portarci in un viaggio. Non da una stazione, ma in una stazione. Quello che l'antropologo Augier chiama un luogo, Pampaloni, con una troupe di tre persone, lui compreso, e senza scrittura, lo trasforma in un luogo di storie, uomini e umanità off-rail, fuori binario. Protagonisti Antonio, Gianluca, Stefano e Angelo, al quale è dedicato il film. Vivono nella stazione principale di Roma, chi rifiutato dalla famiglia, chi tossicodipendente, chi non si è mai innamorato. Pampaloni usa una grammatica precisa, inquadrature strette sui volti, come ad esplorarli in un pellegrinaggio umano, come a cercare un contatto fino a uscire dai bordi dell'inquadratura. Così come loro sono usciti dai binari della società normale, tra virgolette. Nel gergo comune si usa dire persone borderline, che vivono al confine per varie ragioni. In questo confine umano e sociale, Pampaloni e la sua asciutta troupe costruiscono un percorso di storie reali riprese con attenzione alla verità e all'emozione, fino alla commozione con la telefonata di Antonio ai propri familiari. Senza pretese sociologiche, Roma Termini è un documentario da vedere per chi si vuole informare e commuovere allo stesso tempo, una condizione che non a tanti film riesce, figuriamoci agli esordi. A presto, buona visione.